Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Il Milan si prepara in vista della ripresa del campionato e di un mercato di gennaio che un innesto, in caso di necessità, potrebbe anche portarlo. Occhio infatti alle condizioni di Mike Maignan, per il quale i rossoneri attendono ancora con cautela. Intanto i tifosi invocano una soluzione per evitare brutte sorprese. Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte, così come la riapertura delle ostilità in campionato, col Milan che proverà a rientrare in scia del Napoli in una corsa a scudetto che si preannuncia vincente. L'inverno potrebbe inoltre anche portare consiglio alla dirigenza meneghina in merito ad una zona di campo che da tempo non vede il titolare all'opera. Milan, per Maignan serve cautela. I rossoneri lo aspettano con calma. Il Milan riparte con tanta voglia di far bene e provare a difendere lo scudetto vinto lo scorso anno. Su quel campionato mise evidente la sua griffe anche Mike Maignan, estremo difensore francese che era arrivato per sostituire Donnarumma. L'ex Lille ha cancellato il ricordo del suo predecessore con un'annata da protagonista assoluto a suon di parate belle e decisive. Quest'anno però ha incontrato qualche problemino di troppo dal punto di vista fisico, tanto da giocare appena 11 gare ufficiali tra Serie A e Champions League. Al suo posto Pioli si è dovuto affidare lungamente a Tătărușanu, portiere rumeno di affidamento, ma che non sempre è apparso irreprensibile. Intanto non arrivano notizie rassicuranti sul recupero fisico di Maignan, con annesso rallentamento delle tempistiche per il rientro. L'unica cosa sicura è che non verranno affrettati i tempi e i prossimi 15 giorni potrebbero essere decisivi per stabilire le prossime mosse. Qualora il francese non dovesse essere pronto, il Milan potrebbe andare avanti ancora con Tătărușanu o in alternativa provare già ad anticipare a gennaio l'arrivo di Marco Sportiello dall'Atalanta. Una soluzione, quella di Sportiello, per la quale moltissimi tifosi spingono molto forte sin da subito nel caso in cui Maignan dovesse ancora allungare i tempi di recupero. Tătărușanu infatti non ha sempre convinto l'ambiente, pur essendo portiere di discreta esperienza. I tifosi sui social si sono espressi a favore di Sportiello, con annesso acquisto immediato già per le prossime settimane. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.